Buon pomeriggio, già siete veramente tanti in diretta e state aumentando. Aspettiamo qualche altro minuto così parliamo, è veramente da tanto che non faccio una diretta e parliamo chiaramente, oltre che delle novità, anche di quello che è successo ieri in Consiglio Comunale. Non mi tiro indietro mai nel cercare di spiegare con chiarezza, senza diciamo fare dell'inutile populismo. Non mi sono mai tirata indietro nello spiegare ai cittadini quello che succede, perché la corretta informazione, che ripeto, non faccio io, la corretta informazione è rimessa a quello che voi vedete trasmesso in Consiglio Comunale. Quindi invito tutti i cittadini veramente ad ascoltare tutti e soprattutto a seguire le dirette del Consiglio Comunale, a seguirle non soltanto in diretta, ma essere pure anche presenti fisicamente in maniera tale da accorgervi di quello che accade. Saluto, qua ci sono tanti che mi stanno salutando. Ora io cercherò anche di rispondere durante la diretta, tanto diciamo facciamo dirette un po', ecco, casalinghe, quindi vedrò di rispondervi e vedrò di spiegarvi ieri che cosa è successo. Allora, iniziamo. Ieri è stato approvato in Consiglio Comunale il PEF, Piano Economico Finanziario. Che cosa è il PEF? Stiamo parlando di TARI, dei cittadini di Termini Imerese e tra ieri e oggi tutti i comuni siciliani e non solo, anche in Italia, stanno approvando il PEF. Cos'è il PEF? Il PEF è un documento, la faccio in maniera molto semplice, è il documento che certifica i costi del servizio di gestione dei rifiuti, costi oggettivi. Che cosa influisce sui costi di gestione del servizio rifiuti? Influisce ovviamente il costo del conferimento in discarica nelle discariche regionali. Voi sapete che quando noi raccogliamo i rifiuti quotidianamente li portiamo ovviamente in discarica. Sappiamo tutti quella che è la situazione dell'impiantistica dei rifiuti regionale. Non esiste un piano rifiuti della regione siciliana, non da ora, ma non è, diciamo che non è mai esistito. Questo che cosa fa sì? Fa sì che i pochi impianti esistenti sono ormai quasi sempre saturi, sono al collasso. Questo che cosa fa? Costringe i comuni siciliani, la maggior parte se non la totalità dei comuni siciliani in determinati periodi dell'anno, a portare e a conferire i rifiuti fuori regione. Gli impianti della regione sono pieni, gli impianti di regione sono pieni, che facciamo? Non possiamo tenere di certo i rifiuti per strada. Anche se qualcuno dimentica, negli anni 2019-2020, dalla via Seminara alla stazione c'erano intere discariche di rifiuti a cielo aperto. Qualcuno forse lo ha dimenticato, io non l'ho dimenticato. Facevo il consigliere comunale all'epoca, ci sono foto che parlano di un 2019 e di un 2020 dove le discariche, lì dove c'era, diciamo oggi Acquesapone per intenderci, in via Seminara piuttosto che la stazione, c'erano cumuli di rifiuti. Per evitare questo, i comuni siciliani, quando le discariche non possono ricevere i rifiuti, che cosa fanno? Portano i rifiuti fuori regione per evitare di fare vivere e convivere i cittadini con i rifiuti per le strade. Che cosa succede? Questo ha chiaramente un risvolto sui costi del servizio rifiuti. Un conto è che io smaltisco i rifiuti, conferisco i miei rifiuti in Sicilia, un conto che io conferisco i miei rifiuti in Emilia-Romagna, piuttosto che in Toscana, piuttosto che in un'altra regione fuori dalla Sicilia. E quindi questo ha un'implicazione sui costi. Oggi leggo alcuni commenti se fare la differenziata convenga in termini di risparmio. E non deve assolutamente passare il messaggio, ed è grave se un messaggio di questi viene fatto passare da consiglieri comunali, dobbiamo, diciamo, fare passare il messaggio, non dobbiamo, anzi, fare assolutamente passare il messaggio che fare la differenziata non convenga. Perché? Vi ve lo spiego subito, perché fare una differenziata buona e a un certo livello consente in Sicilia, voi dite dov'è il risparmio in bolletta? Noi non siamo Bolzano, noi non siamo, noi siamo nella regione siciliana, una regione che, vi ripeto, non ha impianti o comunque ha una grossa carenza di impianti. Quindi fare una corretta differenziata in Sicilia a cosa serve? Ve lo dico io a cosa serve. Serve a contenere l'aumento dei costi. Il risparmio è un contenimento dell'aumento dei costi. Anziché ci sono comuni, per esempio, che stanno registrando in queste ore dei costi nuovi di un più 40%. Termini Imerese è riuscita a contenere i costi
grazie a una politica oculata, ai nuovi costi a un 10, non certo a un 40, non siamo arrivati a un 40, perché? Perché abbiamo un buon livello di raccolta differenziata, assolutamente migliorabile, che deve migliorare. Quindi fare una buona raccolta differenziata serve a contenere i costi, e questo è il risparmio che i cittadini non vedono. I cittadini in Termini Imerese, a differenza di altri comuni siciliani, oggi non stanno vedendo un più 40. Altri comuni hanno approvato un più 40, dovuto anche allo scarso livello di raccolta differenziata. Noi stiamo contenendo i costi, costi dovuti al trasferimento fuori regione, problema che, a cui la politica regionale, mi dispiace dirlo, il governo regionale in carica nei 5 anni non ha messo alcun punto in più, alcun punto positivo, nessun punto nuovo è stato segnato a favore della politica dei rifiuti. Solo oggi, a distanza di 5 anni di governo regionale, in prossimità della campagna elettorale, perché adesso ci sono le regionali, stiamo parlando di termovalorizzatori, scelta assolutamente non condivisibile, ma stiamo parlando di termovalorizzatori. Quando? Dopo i 5 anni. In prossimità della nuova campagna elettorale. Nel frattempo i comuni stanno continuando a conferire con notevoli difficoltà. Vi dirò di più, stamattina mi sono sentita anche con i sindaci di altri comuni. Ci sono comuni che hanno i rifiuti per strada. A Termini Imerese questo, fortunatamente, non è successo e non sta succedendo. E abbiamo contenuto i costi grazie a una buona politica della differenziata. Quindi non si dica che fare la raccolta differenziata non serve, perché fare la raccolta differenziata serve in primo luogo al rispetto dell'ambiente, punto 2, perché il risparmio in una regione con una politica gestionale malata dei rifiuti, perché siamo nella regione siciliana e c'è una politica malata di gestione dei rifiuti, serve a contenere l'aumento dei costi, che altrimenti sarebbe non controllabile e non controllato, proprio perché siamo costretti spesso e volentieri a portare i rifiuti fuori regione, lì dove non ci troviamo a dover vedere i nostri mezzi fermi dietro i cancelli delle discariche, perché le discariche sono al collasso anche oggi, anche in questo momento in cui vi sto parlando. E allora che cosa è accaduto? Quindi, detto che cosa è il PEF, detto che la raccolta differenziata è importante, perché è bene che i cittadini abbiano corrette informazioni proprio per poter dialogare anche con chi invece ha una idea completamente diversa, che cosa è successo ieri in aula? Ieri in aula si è votato, diciamo, il piano economico finanziario. Io questa mattina ho visto, ma già ieri sera devo dire, ho visto, non mi soffermo, la politica, diciamo, del chiacchiericcio non mi piace, ma dovendo fare corretta informazione, essendo abituata a metterci sempre la faccia e sempre in prima linea, anche nel caso di delibere scomode, perché di certo non fa piacere a nessuno, il costo diciamo del servizio rifiuti a nessun sindaco, a nessun comune della Sicilia, credo a nessun comune d'Italia, ma sono abituata a metterci la faccia, quindi spiego ai cittadini. Ieri che cosa succede? Arriva la delibera del PEF, e stiamo parlando tra amici, in famiglia. Arriva la delibera del PEF, i consiglieri comunali, che 4 consiglieri comunali che oggi fanno credere ai cittadini di Termini Imerese di avere abbandonato l'aula per non votare la delibera, che cosa fanno? Arriva la delibera del PEF e loro non intervengono, non si dicono contrari al PEF che fotografa i nuovi costi oggettivi del servizio, non emendano, che cosa significa? Non modificano. Se ci fosse stato, io vi faccio una domanda, se ci fosse stato qualcosa da modificare all'interno del PEF, se il PEF per esempio era troppo alto, c'era un errore dell'amministrazione comunale nel calcolo dei costi, secondo voi un consigliere comunale di opposizione, così come si fa nel bilancio, non lo sottolinea? Un consigliere comunale di opposizione che si rende conto che c'è un errore di calcolo dell'amministrazione comunale o degli uffici, non fa un emendamento, modifica il PEF e va a ridurre il calcolo dei costi del servizio rifiuti? Assolutamente sì. Peccato che i consiglieri comunali di opposizione, in questo caso i 4, che oggi si affannano in comunicati poco veritieri o ricostruzioni poco veritiere, non hanno assolutamente emendato, perché non c'era nulla da emendare, non c'era nulla da modificare, non c'era nulla che potesse essere ridotto, perché sono costi oggettivi del servizio rifiuti, e cioè le discariche ci mandano le fatture da pagare, noi paghiamo, i costi della Tari non entrano nel bilancio comunale, i costi della Tari vanno a coprire al 100% il servizio di gestione dei rifiuti. Con la Tari i comuni pagano le discariche, quindi il conferimento in discarica, quindi non sono soldi, come qualcuno vorrebbe fare credere, che
navigano, diciamo, nel bilancio comunale e che restano nelle casse del sindaco piuttosto che del ragioniere generale. Sono costi, sono soldi che servono a pagare le discariche, altrimenti i rifiuti restano in strada. Quindi, come vi dicevo, questi consigli di opposizione non emendano, non emendano, non, perché? E non prendono neanche il discorso, lo sapete perché non prendono la discussione? Perché non si lamentano in aula? Ve lo dico io perché non si lamentano, perché inevitabilmente il discorso sarebbe ricaduto sulle carenze dell'impiantistica regionale, che fa capo chiaramente in questo momento a una politica regionale, quella dello stesso colore politico, e quindi si sarebbe stato un boomerang, perché se io non ho gli impianti regionali non è colpa del sindaco del comune di Vattelapesca piuttosto dell'altro sindaco. Se non ci sono impianti regionali, la colpa è della politica regionale, passata e presente. E ovviamente chi fa politica, diciamo, chi cerca, diciamo, di non raccontare realmente come sta la realtà dei fatti, che cosa fa? Sta zitto in aula perché sa che inevitabilmente, appena inizia a parlare di costi delle discariche regionali, la colpa è da addebitare alla politica regionale, alla mancata politica regionale di gestione dei rifiuti. Quindi stiamo zitti, non diciamo niente, votiamo il PEF. E sì, signori miei, perché il PEF è stato votato anche da questi consiglieri che hanno partecipato attivamente alla votazione del piano economico-finanziario, astenendosi, non hanno neanche votato contro. Così ce le dobbiamo dire le cose in faccia, dobbiamo dirci le cose come stanno, perché qua non ci sono paladini di Francia e gente che invece gioca con i cittadini. Qua paladini di Francia non ce n'è, qua ci sono tutte persone che fanno gli interessi dell'ente, e li hanno fatti ieri i consiglieri che hanno votato. Non mi sarei mai immaginata di dover difendere il lavoro dei consiglieri comunali, ma sono per la corretta informazione. E la corretta informazione dice che questi consiglieri comunali, che oggi si affannano in comunicati e con ricostruzioni non veritiere, hanno partecipato attivamente al voto in aula, votando con l'astensione, non hanno neanche votato contro, lo ribadiamo. Quindi hanno certificato che quei costi sono veritieri e sono oggettivi del servizio. Dopodiché sapete che hanno fatto? Si sono alzati e hanno abbandonato l'aula. Con una consapevolezza, però, lo hanno fatto, con la consapevolezza che la loro assenza avrebbe fatto mancare il numero legale in aula e quindi la non approvazione del piano economico-finanziario. Sapete quali sono le conseguenze del piano economico-finanziario? Perché ora ce le dobbiamo dire. Conseguenze che potete, non dovete credere a me. A me non mi dovete credere, dovete andare a vedere la diretta del Consiglio Comunale di ieri. Il ragioniere generale, quindi la parte tecnica, il ragioniere generale del Comune di Termini Imerese e il segretario generale dicono quali sono le conseguenze in caso di mancata approvazione del piano economico-finanziario. Se noi diciamo e approviamo il piano economico-finanziario, diciamo che i costi del servizio per il conferimento in discarica fuori regione hanno, diciamo, c'è un costo. E diciamo, e noi non approviamo il piano economico-finanziario, che cosa succede? Per legge si applicano le tariffe dell'anno scorso. Peccato che le tariffe dell'anno scorso non sarebbero bastate a coprire i nuovi costi. Che cosa succede? Che il comune di Termini Imerese si sarebbe trovato fuori squadra, diciamo così, di 800.000 euro, quindi non sarebbe riuscito a coprire, in mancanza di approvazione del PEF, 800.000 euro. Che cosa succede se non copriamo 800.000 euro? Si ferma il servizio rifiuti. Non paghiamo le fatture, non paghiamo le discariche, la città si riempie di rifiuti come sta succedendo in alcuni comuni oggi per altri problemi di discariche, ci riempiamo nuovamente di rifiuti e oltre ad avere i rifiuti per strada perché non paghiamo le fatture in discarica, non è che le discariche mi fanno un favore, mi fanno un credito e mi fanno entrare. Se liquido entriamo in discarica, se non liquido non entriamo in discarica. Quindi che cosa succede? Non entriamo in discarica, ma c'è un'altra cosa, che dobbiamo trovare 800.000 euro in bilancio. Che cosa succede se dobbiamo trovare 800.000 euro in bilancio che non ci sono? Dobbiamo fare debiti fuori bilancio per coprire, ovviamente, quindi debiti fuori bilancio. Che cosa significa? E il ragioniere generale ieri lo dice. La non approvazione del piano economico-finanziario significa che io entro 7 giorni devo comunicare alla Corte dei Conti lo squilibrio finanziario perché non copriamo 800.000 euro. E ci rivediamo, ha detto il ragioniere generale, ma vi prego di andare a vedere ieri il Consiglio Comunale per avere un'informazione corretta e veritiera. Ci rivediamo, ha detto il segretario generale, dopo che ho informato la Corte dei Conti. Ecco perché
nessuno si assume la responsabilità di votare contro, perché c'è l'occhio vigile, per fortuna, della Corte dei Conti. Ecco perché nessuno ha il coraggio di votare contro i costi oggettivi del servizio, perché c'è la Corte dei Conti. Quindi il Ragioniere Generale dice: ci rivediamo qui tra 10 giorni, il Consiglio Comunale dovrà trovare 800.000 euro, se non li trova, così come non li troverà, il Consiglio Comunale dovrà votare il piano di riequilibrio o il dissesto finanziario dell'ente. Con la conseguenza, se andiamo in dissesto, con la conseguenza che le tasse, non la Tari, che tutte le tasse comunali, dall'addizionale IRPEF all'IMU alla Tari, vanno ai massimi di legge, perché siamo in dissesto economico-finanziario dell'ente. Questa è la spiegazione data dal Ragioniere Generale, ma è oggettivo: se non copro i costi vado in dissesto, se sono fuori di 800.000 euro l'ente va in dissesto. Per tutta risposta ci si alza e si abbandona l'aula, impedendo ai consiglieri comunali in aula, che non avevano più il numero legale, di approvare e di evitare il peggio, di evitare il peggio. E allora io voglio essere chiara, ripeto, non mi sarei mai aspettata di dover difendere o di dover chiarire le posizioni dei consiglieri comunali, ma ci tengo a dire una cosa: se questa mattina Termini Imerese non parla di piano di riequilibrio, di dissesto economico-finanziario dell'ente, è soltanto perché ci sono stati dei consiglieri comunali che ieri, capendo la gravità dell'atto, la gravità delle conseguenze, la gravità della non approvazione del piano economico-finanziario, quindi oltre ai rifiuti di strada e il dissesto dell'ente, sono rimasti in aula, a differenza di qualcuno che è rimasto in aula, ha votato in silenzio, salvo poi fare le direttine fuori dall'aula, è rimasto in aula e con grande senso di responsabilità, pur essendo consiglieri di opposizione, opposizione responsabile, perché l'opposizione non è giochiamo con i cittadini di Termini Imerese, andiamo tutti al massacro pur di fare lo sgambetto al sindaco Terranova. Questa non è opposizione, questo è altro. L'opposizione, lo ripeto, non è massacriamo il sindaco Terranova e pur di mandare a casa il sindaco Terranova facciamo lo sgambetto a tutta la città di Termini Imerese e mandiamo l'ente in dissesto. Questa non è politica, questo è altro. I consiglieri di opposizione, di quell'opposizione che io ritengo responsabile, hanno capito la gravità delle conseguenze e hanno votato con grande senso di responsabilità, anche astenendosi, ma hanno garantito il numero legale. E allora la verità ce la dobbiamo raccontare tutta in questo comune. Ce la dobbiamo raccontare tutta. Quindi gli eroi per me non sono quelli che votano il PEF e poi abbandonano l'aula e lasciano agli altri la responsabilità di votare un piano che anche loro avevano votato, le tariffe. Gli eroi sono, ammesso che si possa parlare di eroi, perché qua siamo chiamati ognuno a fare il nostro dovere, non ci sono eroi. Siamo stati eletti per fare il nostro dovere, non per giocare con il comune di Termini Imerese e con i cittadini di Termini Imerese. Anche quando le delibere possono essere non piacevoli, possono essere non scomode, lo hanno fatto, e io voglio ringraziare quei consiglieri comunali che, ripeto, con grande senso di responsabilità non hanno accettato la conseguenza disastrosa a cui saremmo andati incontro. Ripeto, questa mattina avremmo parlato di altro se stamattina non si fosse approvato il PEF, avremmo parlato di dissesto e di tasse, di tutte le tasse al massimo. Quello che non dice qualcuno, ma ve lo dico io, andate ad ascoltare quello che dice ieri il segretario generale e il dirigente del settore finanziario. Quindi io ringrazio quei consiglieri comunali e il presidente del consiglio comunale, perché tutti viviamo a Termini Imerese e, ripeto, a nessuno passa neanche per l'anticamera del cervello di giocare con le sorti della città pur di fare gli sgambetti politici. A nessuno, vi posso garantire, viene in mente, a nessuno della opposizione che io ritengo responsabile. Detto questo, anche per dare il dato veritiero della riscossione della Tari, perché ho sentito dire anche aumentiamo la riscossione, voglio dare un dato ai cittadini di Termini Imerese. Nell'anno 2020-2021, abbiamo aumentato la riscossione Tari di quasi un milione e mezzo, siamo passati da 3 milioni e 8 di riscossione a 5 milioni e 3, questo significa che siamo andati a cercare tutti quei cittadini che non pagavano, perché è corretto facciamo pagare la Tari a tutti, perché ci sono sempre quei soliti cittadini che la pagano e altri che non la pagano. E questo abbiamo fatto. In un anno di amministrazione comunale abbiamo aumentato la riscossione Tari andando a cercare la fascia di evasione, quindi chi non pagava la Tari, andando a cercare tutti questi soggetti, e la riscossione è aumentata in un solo anno di oltre 1.300.000 euro. Questi sono i risultati, questo è quello che io posso garantire, cioè
aumentare il livello di riscossione dell'ente e garantire la qualità del servizio, cioè non farvi ritrovare i rifiuti strada se non quelli che sono oggetto di abbandono da parte di simpatici cittadini, perché ce lo dobbiamo dire. Perché i costi del servizio, ripulire ogni giorno quotidianamente le micro discariche che vengono abbandonate sul territorio nonostante l'esistenza di un porta a porta di qualità, comporta anche quello un aumento dei costi in discarica. Perché se ogni giorno noi andiamo a raccogliere rifiuti abbandonati dal centro, tonnellate e tonnellate di rifiuti, proprio per evitare che la città si svegli con i rifiuti per strada, anche quello comporta ha delle influenze, dei riflessi sui costi del servizio. Allora ce la dobbiamo dire tutta, ce la dobbiamo dire tutta, perché è troppo facile parlare di aumento dei costi o di costi contenuti piuttosto che di altro, con discariche regionali che non ci sono, con comuni che sono costretti a mandare i rifiuti fuori regione e con micro discariche che siamo costretti a ripulire ogni giorno a causa di chi abbandona i rifiuti e che stiamo controllando perché abbiamo inserito anche le telecamere sul territorio, quindi controlli, entreranno le guardie ambientali, qualità del servizio, stiamo spingendo al massimo anche con lo spazzamento meccanizzato, adesso saranno interessate altre zone. Io posso garantire la qualità del servizio, non posso però chiaramente determinare i costi delle discariche, perché quelli non li faccio io, quelle le fanno le discariche, noi ci limitiamo a pagare le fatture, a prendere atto della necessità di conferire fuori regione lì dove le nostre discariche regionali sono sature. Questa è la realtà dei fatti, come si sono svolti i fatti. Ripeto, io veramente ci tengo a. Poi in questi giorni stiamo chiaramente poi a prescindere, derattizzazione, abbiamo montato ovunque, dalle contrade al centro, i nuovi sistemi per la derattizzazione. Continueremo con le operazioni di diserbo in questi giorni. È stato fatto questa mattina il viale del Re d'Aragona e continueremo prossima settimana con Rocca Arrossa e gli altri quartieri. Stiamo veramente spingendo al massimo, ma la corretta informazione ritengo sia la dovuta. Sono sempre io in prima linea a metterci la faccia e a raccontare perfettamente come sono andati i vari passaggi. Vi invito però, ripeto, non dovete credere né a me né ad altri, dovete venire in consiglio comunale. Io vi prego, non fate atti di fede né nei confronti del sindaco né nei confronti dei consiglieri comunali. Rendetevi conto voi con i vostri occhi di quello che succede a Termini Imerese. Allora venite in consiglio comunale, ascoltate i consigli comunali. Rendetevi conto di chi abbandona l'aula dopo aver votato, dopo aver partecipato alla votazione del PEF, di chi abbandona l'aula e di chi rientra in aula per evitare che l'ente vada in dissesto. Non ho veramente altro da aggiungere, spero di essere stata chiara, poi chiaramente ora leggerò i messaggi e cercherò di rispondere. Non mi scrivete sulla pagina, molti mi scrivono sul messenger privato, ecco questo lo do come comunicazione, non ho il messenger del profilo personale, ma provatemi a scrivere nei commenti, li vedo e li leggo i commenti. E basta, ci rivediamo presto anche perché sono iniziati i lavori a Santa Lucia, questa è un'altra cosa, sono iniziati i lavori di pulizia del demanio, della spiaggia, quindi della zona, diciamo, dei laghetti, sono iniziati i lavori di pulizia del demanio ieri, inizieranno tantissimi lavori in questi giorni, siamo impegnati, però questo era doveroso, quantomeno è doveroso fare una corretta informazione. Grazie per avermi seguito. Leggo i messaggi, promesso che nei commenti vi rispondo. Un abbraccio.